tutti, oggi voglio parlarvi di Michael Jackson. Un segreto, quello che è accaduto in una parte importante, secondo me saliente, nella vita di Michael Jackson. Non voglio parlare del grande cantante perché sappiamo chi è, com'è e cos'è stato. Non voglio parlare del ballerino compositore che ha fatto sognare me in prima persona, ma penso tutti quanti voi e anche le future generazioni. Ma voglio parlarvi di una situazione strana che non tutti sanno. Quando Michael Jackson fu accusato di pedofilia dalla famiglia Chandler. Tratto questo argomento perché, essendo molto delicato, ma soprattutto ci sono tanti passaggi che la gente non sa, ma che secondo me sono stati importanti a contribuire alla rovina psicologicamente, vedi poi la morte per il propofol, di Michael Jackson. Andiamo per gradi. In tempi non sospetti c'era un bambino di nome Chandler Jordi, a Neverland, dove Michael Jackson, come sempre circondato da bambini, si prodigava a curarli raccontandogli favole e comunque fargli passare giornate belle allo zoo di Neverland. Ad un certo punto arrivò il padre di questo bambino, Evan Chandler. Evan Chandler era uno sceneggiatore, tra virgolette diciamo fallito, che non riusciva ad avere uno straccio di contratto nella Hollywood che lui sognava. Ha iniziato col passare del tempo a girare delle sceneggiature tramite il figlio a Michael Jackson con la speranza che lui finanziasse determinati progetti. Michael Jackson declinò i determinati inviti. Col passare del tempo, Evan Chandler voleva produrre un album e chiese a Michael Jackson dei soldi, ma anche competenze artistiche, per dargli una mano in determinati featuring. Michael Jackson, per l'ennesima volta, declinò l'invito. Magicamente Evan Chandler si presentò tramite altre persone a Neverland dichiarando che se Michael Jackson non avesse contribuito a un solo progetto che lui gli aveva proposto avrebbe messo il figlio contro dichiarando di aver subito delle molestie sessuali. Ora, attenzione, la fortuna di questo uomo è stato Victor Gutierrez. Chi è Victor Gutierrez? Victor Gutierrez è uno scrittore cileno che ha scritto un libro che, per i fan di Michael Jackson, anche se è una cosa schifosissima e negativa, è il Sacro Graal, perché la famiglia Jackson ha ritirato questi libri. Tant'è vero, se andate sui portali eBay, Amazon e quant'altro e ordinate questo libro, Michael Jackson Was My Lover, oppure titolo originale Michael Jackson Fui Mia Amante, come vedrete qui dietro, è un libro che ve lo fa ordinare, ma poi dice che ne è finita la scorta. Perché? Perché la famiglia Jackson ha avuto l'accortezza di ritirare, giustamente, un libro dove vengono scritte fandonie su fandonie. Cioè, il libro spiega parti del corpo di Michael Jackson, ma soprattutto spiega le dichiarazioni raccontate da un bambino, Jordi Chandler, dove dichiara che Michael Jackson lo ha toccato in determinati punti intimi, descrive la parte intima di Michael Jackson, ma soprattutto racconta tutti i rapporti sessuali che ci sono stati tra la pop star e il bambino. La cosa strana qual è stata? Che quando Michael Jackson si stufò di questa situazione incresciosa, tramite i suoi legali si accordò per una cifra di 15 milioni di dollari e non 23 come dice The Sun, per chiudere il caso. Il padre subito prese la palla al balzo, si prese i soldi e ritirò tranquillamente la denuncia. Ora la domanda è questa: se tuo genitore, realmente tuo figlio, riceve degli abusi sessuali, tu cosa fai? Prendi i soldi e stai in silenzio? E blocchi una polizia di Los Angeles che va a fare un'inchiesta e le indagini? Bah, io non credo, secondo me tu sei preferito prenderti i soldi e fare quello che volevi fare, film e soprattutto l'album musicale, perché era quello il progetto di Evan Chandler. Ora arriviamo al giro di boa. Innanzitutto Victor Gutierrez è stato denunciato dalla famiglia Jackson, tra l'altro ha vinto la causa perché ha pubblicato un libro increscioso, un libro bugiardo, dove parla di un Michael Jackson che non esiste, perché Michael Jackson non è la persona che c'è nel libro qui dietro. Però è un Sacro Graal vero e proprio, perché ne sono rimaste solamente 1000 copie in tutto il mondo. Quindi questo per i fan di Michael Jackson, anche se una parentesi brutta dell'artista, è un vero e proprio Sacro Graal. Seconda cosa. Evan Chandler, col passare del tempo, un po' il rimorso, un po' la depressione e un po' perché 15 milioni di dollari rubati, perché questa è la parola giusta, a un artista sensibile come Michael Jackson, secondo me lo hanno attanagliato e questa malattia ha perseverato nel tempo, tant'è vero, si è sparato e si è ucciso. Ora, Jordi Chandler, a distanza di 10 anni, pare abbia dichiarato ai suoi amici che Michael Jackson non lo ha mai toccato con un dito. Non lo ha mai sfiorato con un dito. Allora la cosa che voglio dire è: era giusto
fare un casino del genere rovinando la psiche di un artista che ha fatto sognare e continua a fare sognare tutti noi qui del mondo, dell'universo, perché Michael Jackson è immenso, è giusto? Ci tengo a sapere la vostra, non voglio dire altro. Seguite il canale, vi voglio bene. Michael Jackson, love you. Ciao a you.